Tatuaggi e lega del cane insieme per sensibilizzare chi desidera avere un amico a quattro zampe a rivolgersi ai volontari dei rifugi piuttosto che comprarne qualcuno dagli allevamenti. Si sta svolgendo oggi al Floating Flame Tattoo Shop di Via Gisotti il Walking for the Dog Day nel segno della solidarietà. Peppe e Federica hanno realizzato dei tattoo unici e da stamattina stanno permettendo a chiunque si presenti in negozio di prenotare in giornata la propria seduta e realizzarlo sulla propria pelle. Per la mole di lavoro alla quale sono sottoposti, sembra proprio che l'iniziativa stia riscuotendo successo. Insieme a loro, i volontari della Lega del Cane, che hanno allestito un piccolo stand nel quale è possibile ritirare una spilla dedicata all'occasione e comprare qualche piccolo pensierino per sostenere l'iniziativa dei volontari. Ai nostri microfoni, Alice ci fu. Abbiamo pensato di unire la bravura dei tatuatori di Floating Flame con l'amore per la natura e per i cani, proprio per aiutare il Rifugio San Francesco. Loro sono stati bravissimi, gentilissimi e disponibili perché hanno pensato dei tatuaggi stupendi a tema natura e ambiente. E abbiamo pensato appunto qual miglior modo per coinvolgere persone giovani o comunque i cittadini tranesi per conoscere la nostra realtà e far conoscere anche la loro. È un bellissimo tattoo shop e loro sono veramente dei bravissimi artisti. Fabio Pengo per Trani Live.